E adesso siamo in campo pratica a provare a tirare un pochino. Saluta. Ciao. Ok, vieni qua. Basta. Prima si fa la prova a vuoto. Sì, te l'ho già detto. Già come si fa. Si fa, questo però si fa così e così. Capito. Vieni. Troppo forte. Vieni, fai la prova a vuoto te. Lontano dalla pallina prima. Prima vuoto, mamma. Sì, fai una prova a vuoto. I piedini sistemali, bravissimo. Bravo. E giù. Che bravo, ragazzi. Bravissimo. Bravo. Mamma mia, Edoardo. Bravissimo. Sei felice? Questa era prima vuoto. Qual golf si sta davvero da Dio, perché sei immerso completamente nella natura. C'è l'obbligo di fare silenzio perché sennò disturbi gli altri giocatori. Edo socializza con altri bimbi. Bravo. E io mi faccio magari una passeggiata nel frattempo per non disturbare la loro lezione, oppure mi porto i materiali da studiare, da leggere un po' così in totale serenità e tranquillità, e poi vengo a vedere lui portandolo un altro po' in campo pratica, perché il corso, bravo, dai, riprova, perché dura un'oretta. Ci sta proprio andare un po' nella natura per staccare dalla città, perché comunque è molto molto meno stressante, riesci a riflettere, pensare di più, e poi comunque è bello camminare mezzo ai campi, un po' come quando ero bambina che vivevo in campagna con i miei nonni materni e mia mamma eccetera, e andavo a cogliere appunto i frutti dagli alberi, quindi è sempre bello. Bella gente, siamo tornati, scusate, sono fuori. Siamo tornati dal golf, finita la lezione, snack, pranzo, come volete chiamatelo. Ho mangiato due panini al latte, buonissimi, avete presente? Io li mangiavo da bambina, piccoli, con il prosciutto cotto alla fontina, una bomba. Pure Edoardo 1, e poi ci siamo smezzati una spremuta. E questa peste, visto che era stato bravo al corso di golf, si è mangiato pure un wafer enorme di cioccolato, vero? Cosa vuoi dire alla stampa? Niente. Il programma di adesso, siccome Edoardo non era contento di tornare a casa perché siamo solo in giro dalle 8 di mattina e sono le 2 del pomeriggio, fa freddo, eccetera, lui non voleva tornare a casa, io gli ho proposto. Allora, ho preparato un impasto, ragazzi, per un banana bread che non vi posso svelare perché pubblicherò la ricetta sul blog a breve. L'impasto è pronto, l'ho preparato ieri sera perché ieri, dovete capire che era sabato, sono andata a cena fuori con i miei, mia sorella per il suo compleanno, dovevo andare a fare un giro in centro con le mie amiche, poi ero stanca, quindi cosa ho fatto? Ah, tipo l'una di notte mi sono messa a preparare l'impasto del banana bread, sono malata, e l'ho messo in frigo, adesso è ora di infornarlo, quindi prima cosa inforniamo il banana bread, cuociamo nel forno per circa 3/4 d'ora. Intanto io salto la corda perché, ragazzi, ho bisogno di saltare la corda. Voglio diventare una pro, soprattutto una adesso crop. Una pro, soprattutto adesso che voglio iniziare. Una crocs. Sì. Soprattutto adesso che voglio iniziare a fare arti marziali. Vuole andare. Quindi la corda la devi saltare come mangi il pane, fondamentalmente. E poi, mentre io salto la corda, tu balli perché mettiamo la musica rock carica. Noi pappiamo il banana bread. Buonissimo, una bomba. Lo faccio vedere nel video. Adesso scendiamo che entriamo in casa, Togli la cintura di sicurezza, dai. Vieni, peste. C'ho la cintura. L'hai tolta, birichino, dai. Non è vero, guarda. Dai, andiamo. Andiamo che entriamo in casa prima che inizi a piovere. Che bello la pioggia. Oh, guarda, è proprio bella. Un bijou. Lancia pigna a tradimento, andiamo a casa. Da, da, da.
da, 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 da. Eccoci. Il delirio di casa è sempre presente. Computer e appunti on point. Edo alla porta. Edo, mi ho appena acceso la luce qui in cucina, Edo. E adesso mettiamo l'impasto del banana bread che ho preparato questa notte, come vi ho appena raccontato, nel forno. Voi direte, questo colore non è invitante, ma credetemi che ho provato ad assaggiare l'impasto ed è una bomba, esatto, come dice anche Edo. Prima cosa, accendiamo il forno perché e deve essere caldo, 200 gradi, lo scaldiamo un po' più alto rispetto a quanto lo cuoceremo. Prendiamo la teglia perfetta per fare il pane. È vero. Poi. Poi. Se facciamo le cose. Poi prendiamo l'olio spray. Io uso questo, Pam, per ungere un po' la teglia. Giusto una spruzzata, così non si attacca. È perfetto per fare anche le verdure al forno e tutte le cose, per dare una spruzzatina e non usare troppo olio. È vero. E ora versiamo l'impasto. Vero. Allora. Questo è sciocco. Bambino sciocco. Bambino sciocco, non volevi dire su. Allora. Non è molto bomba, comunque. Dall'aspetto, Edo, ma credimi. Che quando lo mangi dopo, oggi pomeriggio, è buonissimo. Questo è un banana bread alle noci. Non è vero. Giuro. Io assaggio sempre gli impasti anche da crudi. Sono buonissimi. Guarda che bella pallina che ha. Non la vedete? Eccola. No, questa qua. Non vedete questa. Allora. Una volta che il forno è arrivato a temperatura, mettiamo e cuociamo. Dopo il golf, la mia domenica tipo è questa. Si torna a casa, si cucina qualcosina di healthy e sfizioso. Se non siamo andati a mangiare il gelato al castello, ma di solito ci andiamo la sera perché mi piace più tenermelo alla sera. E adesso io salto un po' di corda o faccio qualche workout a casa solitamente. Attacco la Apple TV, che è una figata perché colleghi YouTube e il cellulare direttamente alla TV e la maneggi di lì. Edoardo balla e io salto la corda. Adesso si prende la corda e si salta. Uso questa corda qui, è super leggera. Finito di far la corda, abbiamo sfornato il banana bread. Scusate, ma mi sono dimenticata di riprendere perché ho pensato a fare le foto. E qui Edo lo sta assaggiando. Com'è? Cosa vuol dire? Doppiamente buono! È buonissimo, ragazzi, l'ho assaggiato anch'io. Di una dolcezza unica grazie solo ed esclusivamente alle banane, più ci sono le noci e il tocco particolare che lo vedrete nel mio blog, anzi avete già visto gli albumi e la farina di cocco, cioè una delizia. Questa merenda è più che meritata, eh?
piove. Sì, ha iniziato a piovere. Aveva ragione il nonno. Eh sì, Avevano messo nuvole oggi? Di mettere a posto la camera, o meglio la sala e la zona giochi. C'è un po' di delirio ancora. Queste sono domeniche altamente impegnative, vero Edoardo? È lei che ha messo tutto in ordine. Praticamente ho messo tutto in ordine io, ecco, lo ammette pure, quindi c'è. Eppure non ha fatto. Eppure ha fatto pure caos tutta la sala. Ah, io ho fatto caos. E devi farmi. Avete capito? Io metto tutto a posto e faccio caos. Siamo pronti per uscire, ma dobbiamo fare prima un'attività. Qual è, Ido? Cosa dobbiamo Quella fare? Che dobbiamo comprare il casco. E per comprare il casco dobbiamo contare quanti soldi abbiamo messo da parte nel salvadanaio di Edo. Siamo ricchi. Siamo ricchi, ragazzi, eh. Siamo ricchi, ragazzi, eh. Abbiamo dei soldi. Ragazzi, questo bambino c'ha la tosse, ma boh. Quanto tempo? Cioè, sto casco costa 40 euro. Però, Adi. Non possiamo comprare il casco? No, lo dobbiamo comprare per forza, sennò si può andare col monopattino. Un euro. Piccolino. Un luccichetto. 8. Un euro. Ragazzi, ma quelli piccoli sono un euro. Ragazzi, da notare, ragazzi. Abbiamo quasi 10 euro, ragazzi. Yeah! Edoardo con una mamma così idiota. Cioè... Così sarò matto con la scheda. Ah, sei matto per forza. Con una mamma come me non puoi che uscire matto. Eppure ragazzi, ci abbiamo il soldo che la... Stiamo cercando una canzone decente da ballare. Reggaeton? La musica reggaeton? Sì. Aia! Mi dà le chiappe nel culo! New Rules di Dua Lipa è la sua preferita. Pronti per vedere Edoardo in azione? Ecco, già carico. Crazy. Oh. Questo è il microfono, facciamo finta che mi tocca.